Pietro Bartolo. Lei opera a Lampedusa e ha anche scritto un libro e che tratta appunto delle storie che si svolgono a Lampedusa sui migranti. Ecco, ce ne vuole parlare. Il titolo è Lacrime di sale. Come mai intanto? Partiamo dal titolo. Sì, Lacrime di sale è un titolo che ho voluto mettere proprio a questo libro perché si riferisce a un fatto che a mio padre, in modo particolare, perché mio padre faceva il pescatore ed è morto lui per un grave male, e fino all'ultimo giorno voleva essere accompagnato in barca per andare a pescare, perché per lui il mare era la vita, era tutto. E stava male, aveva dei dolori atroci, quindi quando io la sera lui tornava, lo andava a prendere, lui aveva la faccia bianca perché andava a traina, quindi le onde gli sbattevano in faccia, quindi si asciugava l'acqua di mare e rimaneva quella patina bianca di sale, sembrava una maschera. Quindi quando io lo prendevo per scenderlo giù, per scenderlo a terra, con i dolori che aveva non piangeva ma gli scorrevano queste lacrime, si formavano dei rivoli in volto e quindi lacrime di sale. Ma lacrime di sale perché questa stessa... Per il vostro ente? No, per noi è fondamentale, tra l'altro è uno degli obiettivi principali che ci siamo dati, quello di coinvolgere la comunità, in questo caso la scuola, e quindi seminare conoscenza in una modalità anche innovativa.